Salve a tutti, oggi ho intenzione di mostrarvi lo spirito libero e indipendente di Michelangelo e il suo gusto per la beffa. Siamo a Roma attorno al 1540. Michelangelo Buonarroti sta ultimando l'affresco del Giudizio Universale. A un certo punto arriva il cerimoniere di Papa Paolo III Farnese, Biagio da Cesena, una sorta di segretario. E va con lo scopo di esprimere un giudizio complessivo sull'opera. Biagio da Cesena, vedendo che gran parte delle anime sono raffigurate nude, esprime una netta e decisa condanna, definendo l'affresco opera da osteria. Michelangelo osserva Biagio da Cesena e incassa il colpo. Passa un po' di tempo e finalmente l'affresco è concluso. Il cerimoniere torna a contemplare l'affresco di Michelangelo e ha modo di osservare che nella parte inferiore sono raffigurati i dannati. In modo particolare, in basso a destra, compare il personaggio di Minosse, il giudice infernale, così come appare nella Divina Commedia di Dante. E questo personaggio, Minosse, appare qui con le sembianze proprio di Biagio da Cesena. Infatti, Michelangelo lo ha raffigurato con le orecchie d'asino ed è avvolto da un serpente che va verso le parti intime. Naturalmente, Biagio da Cesena va dal Papa e lo supplica di intervenire, ma Paolo III gli risponde che se Michelangelo lo avesse messo nel purgatorio, allora avrebbe potuto intercedere. Ma visto che è finito tra i dannati dell'inferno, non può far nulla.